Bene, ben ritrovati cari amici da Stilo Orso e da Riccardo Affinati del Circolo Stilografico Romano. Oggi video fuori programma. Riccardo ha detto oggi facciamo un video ti voglio mettere in difficoltà. Quindi io non so assolutamente di che cosa parleremo, è la verità. Libere di non crederci, ma è la verità. Quindi sono curioso di, ecco, di essere messo in difficoltà, non vedo l'ora. Eh, vai Riccardo, stupiscici. Allora, guarda, in realtà è tutto il contrario, però va bene così, io accetto la sfida perché eh, Madre Natura poi ci aiuta e proprio due minuti fa, una, credo Luca, adesso farò confusione, ma eh, mi ha scritto un messaggio su Facebook chiedendomi cioè, eh, senti, ti posso chiedere, fare una domanda? Dico certo, basta che non siano valutazioni economiche. Di penne dice: No, no, dice io vorrei sapere. Io sto iniziando nel mondo della calligrafia. Avrei bisogno di una penna per fare il corsivo inglese. Che non costi più di 100 euro. Eh, esiste una penna così? E eh, io gli ho detto: Guarda, rivolgiti al maestro Ernesto Casciato. Nel frattempo, ho preso la domanda e tramite Messenger gliel'ho passata. Adesso siamo in attesa di una sua domanda. Tra parentesi, non vedo perché tu ce l'abbia col maestro Casciato, che potremmo invitare no. so <ride> qui, che sarebbe l'ideale per... Ma chiaramente tu eh, le cogli sempre al volo le cose, ma tu sai rispondere a una domanda di questo tipo, perché il maestro Casciato Ernesto diciamo ne ha fatti diversi di video diven... e ha presentato diverse penne. Però alcune di queste penne che sono economiche, lui gli fa cambiare o cambia il pennino. Non tutti sono in grado chiaramente di, di fare da soli questa che è un'operazione anche molto semplice. Okay. Allora, penso quello che ti stai riferendo sia montare un pennino Zebra G su una Ginao 850 o 750 o 159. Questa è sicuramente una delle soluzioni più economiche. Il problema qual è? Che poi questi eh, pennini Zebra G eh, si arrugginiscono, durano circa un mese, un mese e mezzo di utilizzo intenso. Quindi sono una soluzione diciamo un po' provvisoria anche se ovviamente sono pennini di buona qualità perché sono fatti apposta per quelli sono fatti per il disegno e quindi hanno un'ottima un'ottima flessibilità e possiamo e anche dire che costano poco quindi il cambiarli tutto sommato ci può stare però alla lunga Sì, può... sì alla lunga ciclo. può diventare una spesa e, e naturalmente l'operazione il cambio montaggio, pinnino, montaggio certo. non è difficilissimo onestamente, se avete un pochino di manualità vi ci potete tranquillamente addestrare, addentrare. Se invece siete come me che ne ha poca, magari ecco è una cosa che potrei non consigliarvi, però insomma non è impossibile, ecco non è assolutamente impossibile. Allora qua una penna stilografica dell'azienda spagnola Indigrap. Sapete, sono quelle stilografiche che permettono di montare sulla penna, quindi di caricarla anche degli inchiostri ostici, come eh, appunto gli inchiostri di china. Io le ho caricate con gli inchiostri di china, vanno veramente bene, nessun problema. Eh, poi avevo fatto anche una recensione sulla, su questa Indigrap, l'ultima che è uscita, che monta, diciamo, il pennino, vedete, il pennino eh, a punta sottile, flessibile, e flessibile, lo è davvero. Perché vedete, posso fare dei fini e dei tratti decisamente più contrastati. Però, se vi ricordate, avevo detto che di fatti la indica se era anche un po' presa, ma secondo me in maniera boh, del tutto gratuita. Perché avevo detto non va molto bene per fare il corsivo inglese perché ha dei fini troppo spessi che sembrano come di una nave, e comunque ho un ritardo nella chiusura dei rebbi alla posizione di quiete quindi ho il tratto inferiore. E che dovrebbe essere fine ancora largo perché il pennino non chiude bene subito in maniera repentina ecco però sono riuscito a ovviare molto bene a quel problema come ho fatto eh, semplicemente facendo eh, un inchiostro ad hoc un inchiostro più denso un ferro gallico diciamo a rilievo colorato e blu allora andiamo a vedere cosa succede con l'ovale stavolta vedete c'è stato uno sfinamento. Poi sempre è sempre un po' più grande, eh? però decisamente più gradevole. Decisamente più gradevole. Eh? La differenza è davvero minima. E eh, a questo punto posso, posso fare il corsivo inglese. Apriamo un po' di più, ok. Il fine, stavolta quasi non lo vedo. Eccolo qua, quindi è un inchiostro che poi resta anche a rilievo. Eh, scusate, insomma, le riprese sono fatte col telefonino perché l'ho voluto fare velocemente, non avevo possibilità di montare tutta la camera, però insomma si vede molto bene eh, questa cosa che insomma adesso con questo inchiostro che poi va benissimo anche per grafie quotidiane, eh, perché questa è la sua lezione. La bellezza che è che questo è un inchiostro che resta a rilievo. Ok, altrimenti, penne diciamo sotto i 100 euro che nascano già con l'intento che viene in mente una penna che Casciato ha già consigliato, che costa la metà della metà di quella, eh, diciamo, originale, ma che in realtà è, è identica. Eh. E viene dall'Oriente. Come si chiama? La, adesso non ho fatto una ricerca, non ho avuto tempo. La dura delle. Niente, valutate voi stessi. Io, io non, non dico assolutamente niente. Questa prova è secondo me molto uh, illuminante su tutto il problema di queste due penne. E quindi valutate in tranquilla chiarezza voi. Insomma, gli elementi uh, li ho dati tutti con, con chiarezza, penso, no? con onestà intellettuale anche e quindi sta poi a ognuno a trarre le debite conseguenze perché la, la recensione eh, la fanno le, le penne scrivendo e chiaramente i relativi prezzi di acquisto ok nulla di più una la trovate a un suo sito ma la, la trovate mettete più due trovate poi il sito per, per richiedere i tempi di consegna poi sono quasi simili eh? 15-20 giorni sia uno che l'altro questa su ebay si trova digitate loro lei comunque se ci fossero problemi posso mettervi poi anche in descrizione nei commenti il, il relativo link per l'acquisto di una e dell'altra non c'è nessun problema eh, sono penne che fanno veramente divertire tra le altre cose un'ultima io l'ho fatta provare <ride> ho fatto anche dei corsi di, eh, di corsivo inglese quindi questa penna è deputata molto a quel tipo di attività no? con il corsivo inglese eh, gli allievi si trovavano meglio con la Loreley, ma perché? Perché è un classico, io di fatti faccio usare questo pennino, lo Zebra G o il Nico G che sono molto precisi ma anche abbastanza duri perché all'inizio gli allievi hanno bisogno, visto che sono incerti e calcano molto, vanno giù di pressione quindi mh, rovinando subito anche i pennini, ecco que questi pennini sono abbastanza duri e rigidi. E queste sensazioni di scrittura si ritrovano più facilmente nella loro lei che in questa. Questa è già una penna forse un po' più per esperti perché eh, diciamo, ha il pennino leggermente più mobile. Quindi ho fatto delle prove e quasi tutti preferivano questa no? perché la trovavano un po' più scorrevole. L'avete visto anche qua, no? non, non gratta come l'altra, eh, ma soprattutto è più dura, consente veramente un approccio. Perché poi si parte sempre così, pennini un po' duri e poi si va sul. Um, sul pennino molto più morbido col tempo perché sai a quel punto dosare molto meglio la pressione necessaria nei vari punti dove vanno le ombreggiature. Ok, e con questo io concludo qua la mia recensione, insomma, la mia presentazione di queste due penne. Lo ripeto, molto performanti e molto divertenti. Ok, quindi con questo vi saluto e vi ringrazio come sempre. Ciao a tutti, grazie ancora. Sì, c'è un nome. Vabbè, poi, nostra... poi nel montaggio la metto, dai, così la consiglio. Poi c'è anche la Blue Dew, mi pare. Era quella che dicevo. Eh. La eh. Blue Dew, che però Ernesto mi pare non ne abbia parlato molto. No, c'è anche una questione di costo perché ce n'è un'altra che è identica, la costruiscono secondo me nello stesso stabilimento con un altro nome, ma eh, pari è, va molto bene ed è anche molto economica e quindi quella sicuramente... Funzionare, no, perché... sicuramente, però qui eh, diciamo, è un, è un consiglio un po' come dire non la difficile. Pilot. Difficile, no, no, non sto per questo, poi anche la pilot. Ma altrimenti vi potete rivolgere sul mondo del vintage lì nel mondo del vintage potete trovare delle Aurora 88, con il pennino flessibile o demi flex, non sono facilissimi da reperire con il pennino flessibile, con un po' di fortuna la potete anche trovare? Sì, ma voglio dire, tu a un neofita gli, gli compra di un Aurora 88, abbi pazienza. Non... E sperando che no. sia il pennino flessibile, insomma, non, non no. è quella l'idea. Allora, allora ci puoi spendendo essere... soldi, la pay, la fa la penna per farci il corsivo. Qual è la fa la? Fa. Eh, e la, 7, diciamo, eh, la 743 bello, con eh. la, la pilot 743 con pennino fa beh, sicuramente eh. penso che nell'ambito dei pennini moderni non a detta mia ma a detta di ernesto che ne sa molto di più di noi è probabilmente il miglior pennino flessibile moderno che, okay. il contro qual è che costa un pochino è il contro è che costa all'incirca 300 euro ora eh. se andate su ebay e eh. la prendete dal Giappone, magari un qualcosina risparmiate. Però tenete sempre conto dei costi doganali, Sì. diciamo che anche, eh. anche considerando i costi doganali, forse riuscite a pagarla la 250, forse. forse, quindi è sempre una cifra abbastanza importante. Però è vero anche che poi avete uno strumento, tra virgolette, definitivo. Secondo me poi non vi serve altro. Ecco, insomma, può essere sufficiente, ecco. Poi magari vi potete avvicinare al mondo del vintage con questi pennini meravigliosi super espressivi come per esempio quello della celeberrima waterman 52 penna vintage storica che a detta degli esperti montava uno dei pennini flex più, godi più godibili eh, nel mondo del vintage però ecco a un neofita andare a consigliare una penna vintage con dei sistemi di caricamento Magari un po' desueti, magari non perfettamente funzionanti, ecco, non mi sento di farlo. Mm. Allora chiudiamo il discorso così, perché sul canale sono stati fatti diversi video. Io adesso, a conclusione di questa domanda, lo metterò il video quello di Ernesto, dove la consiglia questa penna e dove si può reperire, Insomma, ecco, poi Ernesto risponderà ci... e poi facciamo lo sto video con Ernesto. Io lo so che adesso Ernesto è... Ha partecipato al Festival Medievale è molto impegnato anche con i corsi di sta scrivendo un libro. Eh, sta scrivendo un libro quindi tu, tu ne sai qualcosa quindi penso che sia arrivato il momento giusto eh, per, per presentare almeno una mezz'oretta con, eh, con Ernesto va bene? sei d'accordo? boss certo, può... ma dimmi la verità tu non stai a casa adesso? No. no, tu stai in macchina. Ma Però no, non sto guidando. Però vedo il naso rosso, hai bevuto il vino, tu poi riprendi la no. macchina. No. Vabbè, speriamo bene. Guarda, io no, ho, ho, me ho me veramente bevuto. paura. Peccale. Senti, un'altra domanda. Un'altra domanda. Allora, perché odi le penne a sfera? Le penne a... Ma io non odio le penne a sfera. Anzi, non odio le penne a sfera. Anzi. Colgo per fare autopromozione, anche se poi il video, quando, quando andrà in onda questo video, il video di cui vi parlo sarà già andato in onda perché il 27 ottobre, mi pare, o il 26 o il 27, sul mio canale è andato in onda un video sulla Pilot Acro 1000, che è una penna sfera con un inchiostro ibrido che scrive veramente bene per essere una penna a sfera e che io vi consiglio se siete amanti di quel tipo di scrittura e anche se non siete amanti di quel tipo di scrittura come lo sono io, vi confesso che la tengo con me perché se devo andare in posta, fare una raccomandata e compilare il modulino che serve la che usano ancora la carta carbone praticamente, allora lì serve una penna a sfera, oppure se devo scrivere su delle etichette plastificate, su carta molto plastificata allora uso quella, è pratica, quindi perché no? Vabbè, insomma, si è scoperto che tu scrivi anche con le penne, e non solo con Ma le natural... filografie. Ma naturalmente, io scrivo con tutto quello che mi capita a tiro. <ride> Ovviamente se devo, se devo scrivere con una penna Bic, ecco, ci rimango un po' male. Per esempio adesso in macchina, questa è l'altra macchina, quella brutta, ecco, insomma, ho dietro con me una... Papermate App Ink Joy. Perché sicuramente sulla macchina non è che ci lascio la pilot custom, capito? Ah, ecco perché no, perché no? La pilot no. custom non ce la lascio. Però. Perché frequenti brutti luoghi, questa è la verità. Perché frequento brutti luoghi, perché eh, insomma poi se mi rubano la un un 742 2, vorrei, preferisco perché... che mi rubassero ecco la macchina piuttosto che la 742. <ride> addirittura, <ride> addirittura, non lo dire, non lo dire, Vabbè, Tanto ecco. questa è vecchia ormai, quindi Va alla fine beh. se me la rubano è anche un piacere. Vabbè. E qual quindi, è invece la li... penna che io uso spesso, che mi porta appresso? Ma tu, tu ti porti dietro la matita sicuramente. Io vi porto appresso una delle diciamo delle penne più iconiche, che tu logicamente snobbi. Io invece ti invito, visto che è una sede, una penna giapponese a ha una sede in Italia. Io ti invito caldamente, lo faccio pubblicamente, a prendere contatto con questa con quest azienda ed è la Tombow che è una penna veramente ottima, fa, delle, fa tutto, fa matite eccezionali. Allora, io, uh, tu so che in passato forse non hai avuto, per via forse dell'Irpress, che è una penna un po' particolare, per cui scrive in verticale, eh, diciamo, c'è tutta una serie, ma questa, questa qui, che adesso poi metterò delle foto, è la Tombow. Ma fa... io la Tombow ce l'ho, eh? C'ho la Tombo Havana Roller, Ava, Avana, uguale a questa, questa è nera. Tu che colore ce l'hai? Io ce l'ho quel color bronzo. Ho capito, un pomone, un pomone. Là, una... Vabbè, è carina problema... pure quella. È carina, allora, scrive molto bene. Il problema è che eh. i refill non sono proprio facilissimi da trovare. Allora, stavo guardando su Amazon che se ne compri due, poi alla fine ti vengono 4 euro l'uno siccome non sono penne che tendenzialmente ci scrivi i capolavori, la Bibbia, secondo me è una penna particolare. Non ne faccio una questione economica, perché spesso, perché poi quanto ti durano queste penne, chilometri e chilometri di scrittura. Però, però adesso io mi addopro a vedere quali sono anche le possibilità di compatibilità, perché tu sai... Che gli appassionati, allora, quanti sono? Quello, quello ti anticipo che un refill che sarà difficile. Che trovi eh, lo, so, di lo so, ecco perché devi andare a contattare la Tombov of Italia, mm. si chiama così e vai a cercare un po' di refill per noi e così la presentiamo pure se non ci vogliono dare una penna in due. Siamo 12 canali gemellati, magari una penna ce la possono dare. Tu eh, proponiti così eh, alla mia benedizione tieni conto che tutti i 12 canali insieme superano ampiamente i 10.000 iscritti quindi sappilo ma quali sono questi 12 canali? non ne parliamo eh, mai eh, parliamo. sai che io nella mia tabbenaggine eh, non me li ricordo mai tutti ho sempre paura di dimenticare eh, qualcuno però gli amici che beh, noi beh. proponiamo li vedi costantemente allora il canale di Ernesto Casciato il tuo eh, Circolo Stilografico Romano eh, la confraternina pennofila italiana Con che... Mi piace. che già ho detto tutto, generazione... incappucciati gli illuminati generazione stilografica. Eh, eh, aiutami eh, il il, porta pennaio, pennaio. il pennaio. pennaiolo. Pennaio. Come il pennaio? No, il portapenne, Chi è il il portapenne mannaggia Michele mi ammazzerà, mi taglierà la testa. Poi ce n'abbiamo un'altra, abbiamo detto Generazione Stilografica. Pittura e dintorni. Pitture e dintorni che dobbiamo ritornarci perché parla veramente eccezionale. Ehm, Gianfrancone, so, Taormina. Taormina, Gianfranco, e siamo a otto. Eh, coso Riccardo Guidi, Foto Creazione. E siamo a nove. Eh, Luigi Barbato. Dieci. E siamo a dieci. E poi c'erano altri due di sicuro, so no, per certo. Vabbè, eh, non so se siamo gemellati, ah, ma siamo una dinastia. my favorite pen. My favorite pen, che pure lui fa generazione di... sinografica, l'hai nominato? ho detto, guarda, il dodicesimo te, poi ti faccio la dodicesimo. Adesso io non so se non so tu quando fai questi gemellaggi, se sottoscrivete eh. una cosa un, formale, un patto, no. sangue, te, un patto di sangue, come con te, un patto di sangue adesso non so se hai sottoscritto un palato di sangue ma noi ci reputiamo anche amici ah, dell'ottimo sì. gold, pe, dell gold Pen certo, certo adesso non so oh. se lo ritieni gemellato, ma comunque è un sì. canale a, a me amico almeno quantomeno è un canale che stimo moltissimo e che anzi non vedo l'ora torni a fare video Quindi... allora ecco il problema è che abbia... io ho anche molte più amicizie no? Zurruglio dalla Sardegna, eh, la cartoleria di Salerno, che è una persona magnifica, ha creato adesso in collaborazione a Leonardo un'altra penna eh, per, il suo, per un suo anniversario. Il problema è che non hanno canali, quindi chiaramente eh, gemellarsi, sì, le considero amicizie, però ecco, benvengano il giorno che si mettono. Mh, in, in mostra, io tu lo sai che amo, amo tutti, ne avrei il doppio se dipendesse da me. Insomma, eh. allora detto questo, pacificato che tu ami anche le penne, gel, roller, matite, quindi gli strumenti di scrittura in genere. Non tutti, eh. C'è pure qualcosa io... che erodi? Qual è? <ride> Cosa allora, che è a me non piacciono sport. proprio. Non sopporto le Big Crystal perché sono orribili, bisogna premere tantissimo e non sopporto le Statler Norris Stick perché sono anche quelle durissime. È una tortura a scriverci. Mi piacciono quegli inchiostri un po' ibridi, come appunto quelli della pilota acronille che è meravigliosi perché sono un po' a metà tra, tra l'oleosità pura della sfera e la viscosità del gel, mi piacciono anche, ovviamente vedere di chiostro liquido non è un segreto che io ho usato per anni eh, sia la lami safari che quello che per me dal punto di vista degli uso, e getta il miglior roller che è il micro ai della uniball Secondo me tra diuse e getta è veramente al top insieme al Pilot V5, sono i due roller per fare di calcolo eh, tra i migliori, ecco, secondo me. Ok, sì, allora, io mi piacerebbe fare più video dedicati agli strumenti di scrittura e non relegarmi solo alle stilografiche che amo, apprezzo, io poi ci scherzo, prendo in giro stilo orso, ma non è così, insomma, ecco però tieni presente la maggior parte degli italiani scrive con le penne per fortuna ancora? La... Ma secondo te la maggior parte degli italiani scrive ancora vabbè tua moglie io, ti, io, ti, confesso, io ti confesso che mi è capitato in ambito lavorativo di venire, di venire di avere a che fare con persone che poverine al momento di dover scrivere il loro nome si trovano in difficoltà. stampatello in stampatello non fare lo scaravocchio si trovano in difficoltà e mi sono sentito come dire in difficoltà per loro perché dico mannaggia perché ormai in quest'epoca digitale anche solo tenerla in mano una penna e scriverci in stampatello non è proprio da tutti secondo me c'è un analfabetismo di ritorno molto Bravo. molto forte se noi calcoliamo che in base a un rapporto molto serio pubblicato due anni fa da tullio de mauro in italia abbiamo 2 milioni di analfabeti totali 13 milioni di semi analfabeti cioè a dire sanno fare la loro firma, ma non capiscono ciò che leggono. E altri 13 milioni di analfabeti di riporto, cioè a dire che hanno perso l'uso della scrittura e della lettura. 13 e 13 fanno 26 e 2 fanno 28 siamo 52 milioni di italiani. Questa è la cifra ufficiale. Allora il momento nel quale questi analfabeti o semi analfabeti si recano a votare su che cosa hanno basato le loro convinzioni sulla televisione. Ecco perché è da parte del potere assolutamente indispensabile che l'informazione sia univoca, sia indirizzata in un unico senso. Dopodiché la poca, scarsa e miseranta informazione libera può essere sottoposta a una serie di eventi tecnici che ne diminuiscano la diffusione nel territorio, no? in maniera che sempre di più prevalga l'informazione e condizioni. Molto molto forte, da non sottovalutare, eh? da non sottovalutare. Sì, ahimè è Se così... Se un video a parte, meriterebbe... Eh, ahimè parte. è così, no, purtroppo è così. E quindi secondo me, la stilografica da questo punto di vista è l'ultimo baluardo perché chiama le, le stilografiche o, i pen, o gli strumenti di scrittura a prescindere, e, rimane l'ultima resistenza perché li usa. La cosa che non sopporto sono gelosie, invidie, acrimonia tra le varie tipologie di passioni. Io no. odio chi fa polemiche fra l'orologio al quarzo e l'orologio automatico meccanico. fra chi l'odio che c'è fra, fra gli appassionati stilografiche e gli altri strumenti di scrittura. Ecco, per me questo significa essere infantile e non comprendere. Che quando tu hai un nemico tu te la dovresti prendere eh, col sistema scolastico che non aiuta con tante cose ma non con chi scrive con chi scrive poi se scrive con la matita scrive con la matita meccanica con roller con il gel ma ma lascialo tranquillo insomma non è quello il problema non è vero che la bic ha ucciso la stilografica mm. È la stilografica che forse non è riuscita a stare al passo con i tempi. Ancora oggi io posso dire al mondo della stilografica rimproverarla del fatto che non c'è sperimentazione. E questo, ahimè, è, è un dato di fatto. Si continua a, a riprodurre modelli, ma che sono vecchi vecchi. Ecco, per fortuna nel mondo dell'orologeria o di altre cose... Questo non c'è, si tentano sempre nuove strade, il mondo dell'auto non è che siamo rimasti alla Ford anni '60 o al Volkswagen Maggiorino, eh, forme, motori e eh, si è cercato di andare avanti. Eh, però, dai, io adesso non voglio fare un programma politico, approfitto della tua presenza per chiederti, ma noi come ci siamo conosciuti stilo, insomma, per la stilografia? Tu sei il mio iscritto numero uno. Ah, ecco, vedi. Tu cioè, sei tu... il mio iscritto numero uno. E da quel giorno. Quando iniziai no? questa avventura, perché ormai sono passati due anni, e sembra. a me sembra ieri di aver iniziato, però sono passati due anni, novembre 2022. Tu sei stato l'iscritto numero uno, ma hai subito scritto: mi dice, vai, vai avanti, fai, fai video. No, io io, quello ma. questo ma, è un matto. Sono <ride> un matto, mi. Mi dà tutto questo credito sulla fiducia? Lo vedi? Passo scatenato, mi prenderà in giro. No, ma... <ride> dico: Ecco che faccio un video subito. Dico: Mannaggia, ecco. Ho fatto subito un video, tutti già mi sfottano allegramente. Dico, perché... e invece... invece, insomma, poi da lì ci siamo subito sentiti, conosciuti e quindi speriamo ancora di farne tanti. Questi video, sempre che siano ovviamente di gradimento dal nostro pubblico che insomma è sempre più numeroso cresciamo pianino ma tanto non è che dobbiamo farlo di lavoro quindi non ce ne frega granché però tanto Vabbè, serve allora, cresce, la, tua risposta, stiamo... la tua risposta è vera Silorso perché ricordo con piacere quando hai iniziato ma è parziale ti spiego perché uh, il primo uh, uh, complimento uh, aiuto, incoraggiamento che noi abbiamo ricevuto quando io ho il tribo Abbiamo creato il canale, è venuto da Marco Chiari per esempio, no? Però onestamente, mh, detta fra me e te, Silorzo, è vero, io sono stato il primo iscritto, però tu non l'hai specificata come posso dire ampliata questa cosa. Ma come è nato poi il fatto che io e te siamo? Diciamo, ecco, siamo qui oggi, tu in una macchina, io non ti dico neanche cosa c'ho dietro perché è virtuale questo sfoglio. Sì, perché poi è nata, una simpatia, è nata una simpatia reciproca e quindi, anche se non ci siamo mai incontrati di persona, questo lo svediamo, no, perché vabbè. io sono molto stanziale. Io eh, sono come... nero, Ma... pensa tu. <ride> Non sono andato a venire beh... a Genova, ma tu stavi nelle marche? In eh, non eh? Quando verrai nelle marche, spero che verrai nelle marche. Andiamo a mangiare qualcosa qui che veramente oh. le offerte eh. gastronomiche non mancano. Okay. E quindi ci conosceremo anche di persona. E quindi poi faremo, faremo una live quando vieni. Ma ci abbracceremo, vedrai. Dopo tante ore passate insieme a scardinare l'uno l'altro sicuramente questo sarà, sarà propositivo va bene dai io non so sì, che ora abbiamo tempo, fatto il nostro tempo ormai è finito tra eh. poco Zoom ci scollega in automatico quindi cogliamo l'occasione per salutarvi tutti dateci dei suggerimenti per i prossimi video altrimenti poi noi continuiamo a parlare delle stesse cose che va bene però poi magari vi stufiamo no assolutamente Beh. io ti ho ricordato il registro delle domande cioè, ogni volta che tu vedi in giro una domanda fatta da qualcuno dei tuoi ascoltatori, eh, altrettanto farò io, io te la passo e tu scrivi tutto, insomma. Mi ha fatto piacere parlare con te della Tombow, della Pilot. Eh, so che Ornella ha chiesto all'azienda in Giappone se si diceva pilot o pilot e loro gli hanno risposto. Pilot, oh, non so vabbè, se, se ha ragione l'azienda delle Pente, oppure noi, la Italia, iniziamo. D'altronde, il mio inglese fa così schifo che potrebbe essermi permesso anche questa, questa licenza poetica. Va bene, dai, ti saluto, mi ha fatto tanto piacere. Guida, un, grande abrazo, eh. un grande abbraccio, Riccardo, un grande abbraccio a tutti voi, e ci vediamo alla prossima alla prossima, ciao ciao sono tornate le viole qua giù ma non hanno colore per me quella calda tenerezza che tu portavi nei tuoi occhi no non c'è più ciao Stilorso che ciao, hai Ricca, mangiato oggi? Giornata. che hai mangiato? Oggi ho mangiato la pasta pomodoro, pomodoro ricotta. Io oggi gnocchetti con la bresaola in bianco. No! Ah, una sera è giovedì. Stiamo registrando di giovedì. Giovedì eh, pesce la sera. E eh, ci sta, ci sta. Ciao, ciao, ci sentiamo ciao, presto. Ciao, ciao. ciao. A presto. ciao buona ciao. giornata.